Benvenuti su fisioterapiarubiera.com, portale di medicina e benessere. Il test di Apley per il menisco si può effettuare in due modi diversi. Il primo, con la gamba del terapista che blocca la coscia del paziente, si prende con una presa bimalleolare la caviglia, si comprime il ginocchio e quindi si preme sul menisco e da qui, con la rotazione esterna, si va a testare il menisco interno, quindi se il paziente ha dolore all'interno, il test è positivo per il menisco mediale. Con la compressione e la rotazione esterna, si testa il menisco e la rotazione interna, si testa il menisco esterno. Quindi se il paziente ha dolore all'esterno, significa che è un problema di menisco laterale.